10 minuti. L'attualità a colori di Claudio Michalizio. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a 10 minuti, la nostra striscia quotidiana dedicata all'informazione e all'approfondimento qui su Pavia 1 TV e Lombardia Live 24. È iniziata ufficialmente anche in Lombardia la mobilitazione dei trattori dopo una manifestazione che c'era stata un po' in sordina, per la verità, a Milano nei giorni scorsi. Oggi ha preso il via una protesta che altrove, in altre regioni italiane, ha già avuto modo di crescere di giorno in giorno e che oggi ha avuto il suo punto di partenza in Voghera, capitale dell'Oltrepò, capitale di uno dei territori della provincia di Pavia e di tutta la Lombardia più alta e spiccata vocazione agricola. L'Oltrepò pavese è la terra dei grandi vini, la terra delle tradizioni agricole, pensiamo alla frutta, pensiamo anche a tutti quei derivati che sono originati dal latte, pensiamo anche a tutta una serie di altre peculiarità che hanno contribuito a rendere particolarmente ricca e prelibata la tavola agroalimentare di questo spicchio meridionale, diciamo così, a sud di Milano, della nostra regione Lombardia. Ma l'Oltrepò è un simbolo, perché a pochi chilometri dall'Oltrepò c'è la Lomellina, capitale del riso, a livello addirittura europeo, una delle terre in assoluto più prodighe di questo prodotto che arriva sulle tavole di tanti milioni di consumatori e che vede proprio in provincia di Pavia un altro elemento di grande eccellenza. È partita la mobilitazione, le immagini che vedete si riferiscono al quartier generale in uno dei cortili dell'ex caserma di cavalleria. Siamo a pochissimi metri da un istituto agrario storico, l'Istituto Carlo Gallini, che da decenni sforna le più grandi menti nel settore dell'agricoltura, ma anche di tutto ciò che è correlato allo sviluppo, alla ricerca di tecniche sempre migliori di coltivazione per arrivare a garantire una qualità sempre più sopraffina per i prodotti della terra, a conferma di come stia molto cambiando anche la figura dell'agricoltore, quello che una volta si chiamava il contadino. Oggi molti sono degli imprenditori, ma non sono soltanto persone che si piegano sulle zolle di terra, sono persone che investono, che vanno a cercare tutte quelle tecniche che permettono di garantire davvero la qualità, preservandola dalle minacce rappresentate ovviamente dagli effetti climatici, dalle questioni ambientali, dagli insetti, da tutto ciò che un agricoltore, ben lo sa, può mettere a repentaglio il proprio raccolto. E allora perché oggi gli agricoltori hanno deciso di aprire questo fronte di protesta lombardo? Vi segnalo anche a Melegnano un altro corteo analogo a quello che si è visto in queste ore in Oltrepò pavese. Perché gli agricoltori sono stufi. Gli agricoltori hanno tirato la carretta, come si dice in questi casi, per parecchi anni, hanno accettato anche di essere sempre meno rispettati e sempre meno considerati, diciamo la verità, anche da una parte della politica e da una parte della società, che ormai forse è convinta che dell'agricoltura si possa fare a meno. Ma c'è un motivo se l'agricoltura viene chiamato il settore primario dell'economia. È alla base di qualunque piramide economica, in qualunque mondo. Perché? Perché il cibo è fondamentale per la sopravvivenza delle persone. È grazie all'agricoltura se ogni giorno arrivano sulle tavole dei più fortunati cibi che possono essere consumati, perché coltivati nel rispetto delle regole, con grande attenzione per la qualità, laddove ovviamente questo è un valore aggiunto che è possibile perseguire. E allora gli agricoltori si sono stufati, anche perché vedono sempre meno attenzione, nonostante le parole che anche a livello politico, anche in questi ultimi giorni, sono state spese, vedono sempre meno rispetto, sempre meno condizione per la loro condizione lavorativa, sempre meno considerazione per la loro condizione lavorativa, e vedono aumentarsi all'orizzonte le minacce che possono
mettere davvero a repentaglio la sopravvivenza di tante, tantissime aziende agricole, della continuità lavorativa di tanti, tantissimi agricoltori che sono stremati dopo anni che anche per loro sono stati devastanti, perché i rincari energetici che in televisione spesso vengono associati al disagio delle famiglie, vengono associati al disagio degli imprenditori, riguardano anche gli operatori del settore agricolo, solo che molto spesso vengono neanche citati, neanche considerati. Lavoratori del settore agricolo che vivono da tempo sotto una morsa che è sempre più stretta, perché loro sono quelli che forniscono il prodotto primario, devono fare i conti con i costi energetici, con i costi idrici, con l'aumento delle materie prime, a cominciare molto spesso dalle sementi, con i costi del lavoro, della manodopera, che da anni sono tra i meno competitivi in Europa e che pesano a suon di contributi e di tassazioni anche su chi ha un'attività agricola da portare avanti, e loro continuano nonostante tutto a coltivare la terra perché vivono questa professione nobile e di lunghissima, di secolare tradizione come una vera e propria missione. Lo fanno per senso di attaccamento alla terra, lo fanno perché da lì deriva la loro sussistenza, ma lo fanno soprattutto perché sono consapevoli della responsabilità che incarnano, quella di continuare a fornire cibo alla popolazione. E però per fare questo devono fare un sacco di sacrifici, continuare a tirare la cinghia, mentre il livello superiore di questa catena produttiva, che sono poi coloro ai quali loro vendono i prodotti, può essere se volete la grande distribuzione, può essere il settore della produzione, no? Della lavorazione, pensate a tutti i derivati che derivano dai prodotti della terra. Ebbene, questi due ambiti industriali negli ultimi anni non si sono affatto resi disponibili a rivedere le tariffe, i prezzi con i quali acquistano questi prodotti. Quindi loro devono, gli agricoltori, continuare a produrre, a lavorare, avendo però dei margini di guadagno sempre più bassi, perché mentre aumentano i costi di produzione, i loro interlocutori, coloro che la grande distribuzione o il settore della produzione comprano questi prodotti, non hanno mai tenuto conto degli aumenti dell'inflazione. Risultato, i margini di guadagno sono sempre più ristretti, addirittura adesso molto spesso molti agricoltori dicono: no, non riusciamo neanche più ad andare avanti, lavoriamo in perdita, ma non possiamo continuare ad attingere ai nostri risparmi per garantire l'occupazione. E poi c'è la punta dell'iceberg, quella che ha portato in queste settimane alla rivolta non soltanto in Italia ma anche in altri paesi europei di decine di migliaia di trattori che in Germania, in Francia, in Olanda hanno progressivamente invaso le strade, e da quella mobilitazione hanno preso ispirazione anche gli agricoltori italiani. Le norme europee, l'Europa che molto spesso con le proprie politiche agricole ha condizionato anche la libertà di azione dei produttori e ovviamente sopra di loro della politica di ogni singolo paese, quell'Europa che adesso ha introdotto una serie di novità anche per contenere gli effetti climatici, che vengono viste con particolare preoccupazione da parte di chi è tutti i giorni con la schiena sui campi a coltivare la terra. L'abbiamo visto anche dei cartelli poco fa, c'è il problema dei nuovi prodotti, nuovi cibi che vengono concessi, pensiamo ai prodotti derivati dalla farina di grillo, per esempio, di cui si parla molto spesso come se fosse soltanto un fenomeno di costume. Lo è in parte, ma questo significa mettere in qualche modo in discussione gli equilibri di un mercato, e ovviamente gli agricoltori che vivono producendo prodotti tra virgolette, perdonatemi l'espressione, tradizionali, sono preoccupati da questo punto di vista. E poi ci sono tutte le norme che l'Europa ha in parte già varato e ancora si accinge a varare, legate al contenimento del surriscaldamento del pianeta. Voi sapete, l'avrete sicuramente sentito, come si chieda a livello comunitario di sacrificare porzioni sempre più ampie di terreni agricoli per impiantarvi dei pannelli fotovoltaici, per garantire, cioè, l'accesso ad energia elettrica a costi più vantaggiosi.
È una scelta che per certi versi potrebbe sembrare suicida. Siamo in un pianeta che non riesce a sfamare l'intera popolazione mondiale e decidiamo di rinunciare a campi coltivati per produrre energia. Voi capite che da questo punto di vista sembra quasi una mossa suicida. E poi ci sono tutta una serie di altri incentivi o disincentivi che la politica comunitaria vuole introdurre. Una su tutti: oggi è molto più conveniente, con gli incentivi previsti dall'Europa, per un agricoltore smettere di coltivare i campi perché ci guadagna di più che non a coltivare i campi e a fine stagione cercare di vendere i propri prodotti. E allora, mentre in molti si chiedono su quale sia la ratio, il senso della politica europea, oggi gli agricoltori sono scesi in piazza per richiamare l'attenzione di noi cittadini, dell'opinione pubblica, dei mezzi di informazione che, salvo pochissime eccezioni e soltanto negli ultimi giorni, hanno iniziato ad accorgersi di quello che sta succedendo, ma soprattutto vogliono richiamare l'attenzione di due voci, due interlocutori che sono sinora assenti. La politica nazionale, nonostante noi si abbia un Ministero della Sovranità Alimentare, pare che da 10 giorni non si accorga che c'è una parte dell'Italia che si sta preparando a una vera e propria rivoluzione e che chiede attenzione e rispetto dalle istituzioni, non soltanto a parole. E poi i grandi assenti sono le associazioni di categoria, Confagricoltura, Coldiretti, CIA, non sono presenti a questi eventi. E se voi chiedete agli agricoltori che oggi magari avrete incrociato mentre stavate andando a lavoro o tornando a casa, ma perché non ci sono queste grandi sigle sindacali che sono le più rappresentate a livello televisivo quando si deve parlare del Made in Italy, loro ti dicono: non lo sappiamo, chiedetelo a loro. Ci sentiamo soli, nessuno, neanche chi dovrebbe difenderci, ci ascolta. E allora l'appello che arriva da queste strade invase dai trattori è a noi cittadini, è alla politica che conta, è alle associazioni di categoria. E a chiederlo non sono delle categorie di lavoratori abituate a lamentarsi, diciamo la verità, sono tra quelle che negli ultimi anni, forse a parte la protesta del latte degli anni 90, poche volte scese in piazza. Se lo fa dopo anni di sacrifici e di silenzio è perché veramente il vaso è colmo. Il problema è che loro non sono lavoratori qualunque, sono coloro che ci garantiscono tutti i giorni il cibo che portiamo in tavola, e anche se fosse soltanto per una questione di sano egoismo, meriterebbero un po' di attenzione e un po' di rispetto. Ascoltiamo cosa hanno da dirci e cerchiamo di capire se si possa dare loro conforto e soluzioni concrete. Ci vediamo domani alla solita ora. Arrivederci. 10 minuti, l'attualità a colori di Claudio Michalizio.